Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono DatoBux e questa è una nuova puntata della mia serie su Dark Souls. In questo video abbiamo raggiunto oramai il Lord Vessel, abbiamo raggiunto la parte della caccia ai Lord ed in questa prima puntata della seconda metà di Dark Souls, potremmo dire, daremo appunto la caccia al primo Lord. La boss fight madre di questa puntata sarà la Culla del Caos, un concetto veramente splendido della lore di Dark Souls. Andremo ad esplorare in maniera abbastanza tranquilla lo Stisalith, un po' tutta la parte di fuoco, diciamo così, di Dark Souls. È una puntata bella ricca, quindi io direi di buttarci subito, insomma, in questa puntata alla caccia della Culla del Caos. Ed eccoci di nuovo su Dark Souls, signori. È notte, quindi manterrò una voce piuttosto bassa. Quando ho la voce così avrete capito oramai che è notte, però, insomma, mi ritaglio del tempo per giocare quando ho tempo, quindi purtroppo posso registrare ora di notte. Allora, ci eravamo lasciati qui. Eravamo ritornati da Nurlondo, avevamo battuto Ornstein e Smog, abbiamo il ricettacolo dei Lord. Parliamo innanzitutto con Sigma Yerov Katarina. Well, fancy meeting you here. You did much for me up above. I am grateful. You know, I was thinking to get the old fort. Is that your doing? Yes, I knew it. It seemed like an unlikely coincidence. Well, am I fortunate? This Knight of Katarina thanks you sincerely. Please, take this as a token of my gratitude. Oh, grazie mille. Abbiamo un miracolo. Onda di forza. È abbastanza utile per respingere i nemici intorno a noi. There you are. I'll be heading down below shortly. There's nothing worthwhile up above. No worries. Venturing is my life. I'm prepared for the worst. Presto scenderò là sotto. Quando Sigmar of Katarina intende là sotto, intende dire la città infame. There you are. I'll be heading down below shortly. There's nothing worthwhile up above. No worries. Venturing is my life. I'm prepared for the worst. Ed in effetti lo troveremo lì andando più avanti. Comunque, allora, fatemi pensare un po' che cosa dobbiamo fare. Allora, abbiamo il ricettacolo dei Lord, quindi parleremo dunque di nuovo con Frampt. Heavens, you have done it. You have retrieved the Lord Vessel. After 1,000 years, it is you. It is really you. Forgive me. I really should calm down. Now, let us take that vessel on a journey. I assume that you are ready. Now, be still. This is the Firelink Chamber for the successor of Lord Gwyn. Now.
Ecco qua, allora, prima considerazione, quindi le camere sigillate erano tre, ecco, non quattro, perché in effetti la quarta era sigillata dall'acqua, perché la quarta è a Petite Londo. Ok, vi ricordate che c'era un momento che non mi ricordato quant'erano, quindi erano tre più una quattro, perfetto. Seconda considerazione, vabbè, il ricettacolo ci permette comunque di livellare con un qualsiasi falò. Non abbiamo nessuna anima dei Lord. Seconda considerazione, Frampt. Ma, cioè, dai, ditemi che non solo io lo trovo particolarmente buffo, ma che diavolo. Ok. Terza considerazione, dobbiamo livellare, abbiamo una marea di anime. E onestamente, ragazzi, stavo quasi pensando che potesse essere una buona idea con questa marea di anime andarci a migliorare la fiamma della piromanzia. As King Seeker, I shall now instruct you, the Lord's successor, in your next task. To achieve your fate, fill the vessel with powerful souls, commensurate to the great soul of Gwyn. Scarce few possess such brilliant souls. Brave Lord Nito, the Witch of Izalith, the four kings of New Londo, who inherited the shards of Gwyn's soul, and Lord Gwyn's former confidant, Seath the Scaleless. All of their souls are required to satiate the Lord Vessel. Are you ready? Then we shall return. Stay still for a moment. Ok, quindi chiarissimo, dobbiamo uccidere quattro boss fight, insomma, dobbiamo affrontare quattro boss fight. Ovviamente non sono solo quattro boss fight che ci separano dalla fine del gioco. Abbiamo fatto una metà del gioco, ma neanche, ci sono tantissime aree che non abbiamo fatto. E anche la seconda metà ci sono tantissime aree facoltative, nonché anche il DLC. Insomma, Dark Souls è un videogioco particolarmente longevo, particolarmente vario come ambientazioni, come missioni, bisogna dire. Ci sono anche tante side quest che non abbiamo intrapreso. Allora, però dicevo, ecco, quelli obbligatori, insomma, per proseguire nel gioco sono quattro. Allora, Laurentius. I'm pleased to see you safe, as always. If you provide the materials, I can teach you pyromancy. Certamente, caro Laurentius, è arrivato il momento di aumentare questa fiamma di piromanzia, della piromanzia. Vediamo un po' fin dove riusciamo ad arrivare. Abbiamo praticamente una marea di anime, quindi conviene quasi quasi spenderle in questo. Perché stavo pensando che la nostra arma fa veramente tantissimo male, quindi tanto vale. Mizzica, più 12. Ok, chiaramente non ci facciamo niente con forza interiore, abbiamo bisogno anche di acquistare acquisteremo combustione. In realtà non è lui che ci interessa. Allora, innanzitutto andremo da Frampt e andremo a vendere un po' di roba. Perché se non erro, vendi, abbiamo trovato, ecco, che cavolo ho fatto. Ok, tre medaglioni del sole. Abbiamo trovato. Che avevamo trovato, ragazzi? Ah, le anime di non morto perduto che valgono poco, gliele possiamo vendere e ci conviene venderle. Anche queste. Queste no, chiaramente. Lo scudo di Grande Diavel gli venderemo.
Ok. Però 31.000. E abbiamo fatto un altro level up alla piromanzia. Bene. Andando di qui, dovremmo raggiungere, ecco qui, questo è Griggs e questo è Logan Gran Cappello, che abbiamo salvato a Sand Fortress. I was expecting you. As promised, I will share my sorceries. I'm afraid that you are unable to learn sorcery. The basic framework, you see, it cannot be taught. Oh, do not fret. Life isn't all about sorcery. You will find your own way. Don't frown with regret. Peer forward with your head. Perché non abbiamo abbastanza intelligenza. Vedete, abbiamo intelligenza 8. Non che ci interessi, obiettivamente, ma... Allora, prossima tappa, la città infame. Ci riusciamo a teletrasportare? Anorlondo, camera della principessa, profondità, comune dei non morti. No, dobbiamo arrivarci per la prima volta a piedi, vabbè. Quasi quasi farei un taglio e ci vediamo direttamente lì. Ok, siamo scesi nella grande palude. Guardate un po' chi troviamo lì giù. Eccolo qui, il nostro Sigmire. Utilizziamo... un muschio. Absorbed in thought, I just drifted away. You see, I'm actually in a bit of a fix. I've made it this far, but I'm short on antidote moss for the trip back. By my knighthood, I'm ashamed to ask, but can you spare a few scraps of moss? Come ne abbiamo pochi, mannaggia. Ma ne avevamo, ma per caso li abbiamo depositati, ma sapete che... Non ricordo, ma certo che sono proprio un fessacchiotto, se li ho venduti sono proprio un fessacchiotto, se li ho depositati... Anche e soprattutto perché se li ho venduti, insomma, ci ho ricavato veramente poco, quindi... Ah, sono proprio un fessacchiotto, li ho venduti. Mannaggia. Vabbè, raga. Dai, ora, inutile piangere sul latte versato. Se voi vi trovate nell'inventario, mi pare, 3 muschi purpurei, potete far avanzare la quest di Sigmire. Cosa che per ora, insomma, a noi comunque, dai, non interessa. Però è un peccato, insomma, potevo farvi vedere, insomma, come proseguiva. Nulla ovviamente vieta di poterci tornare successivamente, ma comunque non lo faremo ora. Allora, solamente qualora abbiate una fiamma della piromanzia, se non erro più 10, comparirà lei. A mere undead, yet you can see me. Fascinating. I am Quelana of Isolith. I am not often revealed to walkers of flesh. You have a gift. Are you too one who seeks my pyromancy, like Salomon? Yes, of course. It should be expected. Very well. You shall be my pupil. But to pursue my pyromancy, you must give something up. Are you prepared to do this? Allora, possiamo acquistare. Prenderemo combustione migliorata.
Onestamente siamo messi bene. Vabbè, ci prendiamo un'altra combustione già che ci siamo. Now go. Whatever you do, do not... E andremo di qui e faremo visita chiaramente alla nobile signora per andarci a prendere. Oh, caspita, che paura, ragazzi! Mamma mia, non me l'aspettavo, ci ho visto. Ok, ce la faremo, ce la daremo a gambe, perché non mi va assolutamente di intraprendere uno scambio di battute con quell'amico Fritz. Ok. Percorriamo tutto il dominio di Kelag. E andiamo a raggiungere quindi la nobile signora. Questa volta abbandoneremo il nostro patto con le divinità e stringeremo un patto con lei. Dato che il reward per il patto con la nobile signora, la sorella di Kelag, è una piromanzia molto forte. Eccoci qui. Stringi patto. Sì. Palla di fuoco del caos migliorata. Perfetto. Non abbiamo più. Non abbiamo l'anello. Va bene. Allora, riposiamoci accanto a questo falò e ora lo abbiamo sbloccato per il teletrasporto. Allora, già che ci siamo, chiaramente continueremo di qui, però... allora... Chiaramente come armonizzazione noi utilizzeremo... Non utilizzeremo più guarigione, utilizzeremo le piromanzie. Ciò nonostante, per ora ci lasceremo guarisci, in quanto le armi di fuoco nella zona nella quale stiamo andando non sono proprio utilissime, ecco. Stiamo andando chiaramente in un'area dominata dal fuoco, quindi non so fino a che punto possa essere utile avere delle piromanzie, però chiaramente abbiamo cominciato a portarcela avanti proprio per questa motivazione, cioè stiamo andando in un'area dove domina il fuoco. E quindi, allora, come vi dicevo, la prima cosa da fare è andare a prenderci quel boss lì giù, che è scarica infinita. Praticamente scarica infinita ci permette di drenare tutta questa lava. Se ci fate caso, là in fondo ci sono dei demoni toro. Fatemi equipaggiare il binocolo, va, che ve lo faccio vedere. Eccoli lì. Vedete, dei demoni toro. Ok. L'imponenza di queste strutture è veramente affascinante. Ho sempre veramente apprezzato tantissimo quest'area. Mamma mia, che bella. Non tecnicamente, ripeto, in generale Dark Souls secondo me tecnicamente è veramente arretrato. Questo l'ho sempre detto, lo ripeto, ma artisticamente guardate che splendore. Cioè proprio il solo immaginare queste cose, veramente, guardate. Ecco, diciamo che da questo punto di vista Dark Souls anche prende spunto da videogiochi veramente del passato, quando tu dovevi comunque anche con un po' di fantasia riuscire ad apprezzare la bellezza dietro le cose
magari non erano rappresentate completamente a schermo. Scarica infinita, eccolo qui. È veramente triste anche nell'aspetto. Scarica infinita è un boss di fuoco. Vediamo se abbiamo uno scudo che protegge bene dal fuoco. Questo addirittura 95. Ottimo. Ma scusate, quanto pesa lo scudo del Cavaliere Nero? Non così tanto. Inizia 95. Nel momento in cui deprenderemo questo cadavere, lui si incacchierà. Quindi, forza interiore. Bam! Vediamo di non lasciarci le penne. Oh mio Dio! Ok. Spam! Vediamo per sicurezza. E scarica infinita ci saluta. Ok. Ci dà un'umanità, un osso del ritorno, qualora avessimo paura di addentrarci. Ma noi chiaramente proseguiremo. E quasi quasi citeremo anche lo scudo del Cavaliere Nero, sai? Anche se non abbiamo il regen dell'energia, in effetti. Fammelo guardare bene, sto scudo del Cavaliere Nero. No. Allora ragazzi, ci teniamo lo scudo cimiero. Allora ragazzi, per ora ci teniamo lo scudo cimiero ondulato, che ci dà sto regen dell'energia. E in fase, insomma, più avanti, nella prossima boss fight, devo ricordarmi di prendermi lo scudo cimiero, in quanto dà una protezione dalla magia. Già che ci siamo in quest'area, indosseremo il mantello nero orlato d'oro, che protegge, guardate, ha una difesa fisica pazzesca, e dà una resistenza al fuoco veramente incredibile. Quindi è veramente ottima in quest'area. Quindi la indosseremo. Indosseremo questo set, che è veramente potentissimo, veramente incredibile. Per questo luogo è veramente utilissimo, quindi perché non utilizzarlo? Non farò, insomma, farò un po' il gradasso. Mi terrò tutte le anime, non livellerò, in maniera tale da poter arrivare poi, andare da Kelana o Visalith e aumentare la piromanzia al massimo. Vediamo se ci riusciamo, insomma. Ok, là da quei demoni toro in realtà non dovremmo andarci, però quasi quasi. Lì c'è il tizzone di fuoco, se non erro. Il tizzone grande di fuoco. O il tizzone del caos, uno dei due, mentre l'altro è più in là, in lo Stisalit. È uno di quei drop. Insomma, ora a me non interessa prenderli. La cosa che si deve fare qui è prendere l'arco, lanciare una freccia, farli venire e combatterli. Vi confesso che ora non perderei troppo tempo a farle. Vediamo se ne riusciamo ad aggrare uno. No, vabbè dai, non fa niente. Comunque, è una zona facoltativa quella lì. Piano piano, si chiama
un demone toro con una freccia, quello arriva e lo si elimina, poi un altro, poi un altro. Dopodiché si prendono i drop. Oh, come l'abbiamo fatto a mancarlo. Ah, caspita se lo stordiamo. Caspita se lo stordiamo, ok, va bene. Qui ci invaderà di nuovo Kirk. Mamma mia, questo Kirk ha una forza di volontà incredibile. Eccolo qui. Ah, caspita, caspita. Abbiamo trovato anche lo scudo chiodato e la lama leggera dentata. E ci ha droppato anche delle cose sue, quindi ottimo. Probabilmente non conveniva chiamarceli entrambi. Vieni. Ok. Ok, bene. E ci ha lasciato anche il macete del demone, che è veramente forte, mamma mia. Ah, caspita. Un altro macete del demone, va bene. Spank. Ok, i demoni capra, da che erano dei boss, sono diventati dei, insomma, dei semplici. A proposito, guardate un po' qua giù, se riesco ad inquadrarlo, abbiamo in realtà un'anteprima della prossima boss fight. Non si vede molto bene, vabbè, quando ci arriveremo. No, scusate, non è la prossima boss fight, però è una delle prossime boss fight. È una delle boss fight di quest'area. Ok, scendiamo. Troveremo un falò di qui a breve. Eccolo, da qua si vede sicuramente meglio. Vedete? Attaccato a questa parete. Ok. Ok, va bene, dai, abbiamo capito che ci vuole lungo che ci siamo fatti per respingere questo. Mamma mia, gli facciamo pochissimo. Ok, con un po' di calma. Questi vermicioni hanno delle prese mortali che sono veramente scomode. Non ho mai ben capito come evitarle, quindi tendo a eliminarli a distanza. Bene. E qui c'è il falò. Allora, abbiamo 61.000 anime. Vediamo di non fare scemenze. Ci andiamo a prendere l'anello.
Ma sì, dai, l'anello del lupo. Porca miseria. Ok. Eccolo lì, un demone toro. Ah, caspita, l'ha sentito, sì. Ok, vermicione, lui lo lasciamo alla, insomma, al suo destino. Quel demone toro nasconde, o meglio, protegge un percorso che porterà alla fine di quel percorso al tizzone grande di fuoco del caos. Ripeto, quello che non è lì da quegli altri demoni toro è lì. Ora con precisione non ricordo, uno è lì e uno è lì. Questo lo ignoreremo. Demone capra, porca miseriaccia. Non pensavo che l'animazione... Tac! Ma che... Che caspita. Ci stavamo facendo battere da un gargoyle di bassa lega, ma... Ma dico io. Ok. Allora, andando di qui, ecco, in fondo lì abbiamo una porta che può essere aperta qualora fossimo di grado abbastanza alto nel patto della nobile signora. Ciò nonostante è una cosa che a noi per ora non interessa, non la faremo. C'è anche un drop, ma... Anche quello non interessa. Allora, vabbè, c'è l'arco, c'è... Utilizzeremo forza interiore. E ci andiamo a prendere lo scudo cimiero, che ha un'alta difesa magica. Ok. Questo demone del fuoco... Che pollo che sono stato! Bevi, bevi, bevi. Dicevo, contrariamente a quel che si può pensare, fa danno magico. Questo danno qui, vedete, è danno magico, non è danno di fuoco. Porca miseriaccia. E siamo stati proprio dei polli assurdi. Sono stato proprio un pollo assurdo, cioè gli ho proprio rollato in faccia. Bisogna rollare chiaramente di lato. Che faccio? Rollo indietro. Abbiamo perso la forma umana, ma non fa niente. Abbiamo 7 fiaschette Esus, ma ce le faremo bastare. Chiaramente andremo dritti fino al boss. Non voglio perdere assolutamente tempo. Ok. Andiamo dritti a recuperare le anime, perché gliene abbiamo lasciate un quantitativo esagerato. Ok. Bene. Ok, gli facciamo già abbastanza danno in effetti. Qua sono un pollo assurdo. Ok, forza interiore. Ecco, vedete, bisogna rollargli verso dove lui non può colpire, ovviamente. Ok, si è incastrato in questa mossa, meglio per noi. Esplosione magica. Bene così.
quello che ci droppa è il catalizzatore del demone, che appunto è appunto un catalizzatore magico. Vediamolo un attimo. Catalizzatore del demone, vedete? Arma demoniaca formata dalla roccia fusa di Isalit, può essere usata come arma di fuoco. Il demone del fuoco era il demone originale e l'ultimo maestro delle arti del fuoco prima che la strega di Isalit venga consumata dal caos, creando la piromanzia. Ok, allora... Mannaggia. Se non erro, bisogna salire per lo shortcut, quindi... Allora, togliamoci Starco, riprendiamoci il talismano della tela e usiamo guarigione. L'abbiamo sta guarigione, utilizziamola, no? Allora... Sì, assolutamente è di qui lo shortcut. Ma non mi freghi più, caro mio. Anima di guerriero coraggiosa, bene. E qui su abbiamo... Eccolo qui lo shortcut. Guardate che bello questo shortcut. È qualcosa di fantastico, guardate. Dark Souls è veramente qualcosa di... incredibile, fantastico, fantastico, dominio di Kila, fantastico. Allora, sediamoci a questo falò. Io voglio aumentare chiaramente la piromanzia. E se non erro ci permetterà di migliorarla anche lui. Eccoci qua. Ok, l'abbiamo portata a più 15. A questo punto usciremo di qui e andremo a trovare... No, non ci conviene andarci ora. Ci teniamo tutte le anime e poi solamente alla fine... solamente alla fine andremo a livellare la fiamma della piromanzia. Dove... Ah, ok, di qua. Sono un pollo. E sono proprio un pollo, maledizione. Ok. Allora, arrivati a questo punto, in realtà noi potremmo evocare anche Soler per la prossima boss fight. Però vi confesso che la prossima boss fight io tendo a farla tipicamente da solo. Quindi il fatto che non siamo in forma umana non mi dà così tanto fastidio, eh. Quindi ci sediamo al falò. Tenete conto che potremmo tranquillamente ravvivare la fiamma fino ad avere 20 fiaschette Estus, ma non dovremmo averne bisogno. Casomai siete in forma umana, troverete l'evocazione di Soler proprio qui, vicino alla porta, quindi... Allora, questo ce lo togliamo, questo ce lo togliamo. Ci mettiamo il cappuccio e al posto dell'anello del lupo ci mettiamo chiaramente l'anello della pietra nella fiamma. Ma se ci togliamo Avel, come siamo messi? Siamo messi male. No, assolutamente, dobbiamo avere Avel e al posto dell'anello qui poi ci metteremo l'anello che troveremo, va bene.
Questo è il demone centipede, ragazzi, e vi posso assicurare che è uno dei delle boss fight più brutte, secondo me, onestamente. Cioè, a me non piace proprio la boss fight del demone centipede. Ops. Ok. Guariamoci. Sbam, forza interiore. Ok, dai, ora siamo pronti. Porca miseria, non abbiamo abbastanza stamina, evidentemente. Telecamera che se ne va a farsi friggere. Ci ha colpito con l'onda d'urto. Ce la facciamo a bere? Non si capisce niente di quello che accade. Che... Ok, ce l'abbiamo fatta. È brutta, ragazzi. Secondo me è proprio brutta questa boss fight. Perché la telecamera non funziona bene, non lo so, non mi è mai piaciuta, vi dico proprio la verità. Ci sono boss fight molto più ispirate, senza dubbio. Abbiamo trovato quindi l'anello arancione annerito, che ci permette di, vedete, riduce i danni della lava. Dato che dalla nascita aveva dolori causati dalla lava, le sue sorelle streghe le hanno dato questo anello speciale, ma subitamente lei lo ha perso subito, ed in quel luogo è nato un terribile demone centipede. E abbiamo trovato anche un'umanità, ci guariremo. Abbiamo 82.000 anime, sono veramente tante. Sai le risette se moriamo? Perdiamo 82.000 anime, il che è possibile, eh? Veramente possibile morire, assolutamente, perché stiamo per affrontare una delle boss fight più aleatorie di Dark Souls in generale. C'è un nostro caro amico, una nostra vecchia conoscenza, che è Soler. Why? After all this searching, I still cannot find it. Why? Soler sta iniziando a perdere il senno, e tra non molto potremo veramente, insomma. Allora, fatemi pensare, potremmo aver bisogno di più fiasche Tessus probabilmente, però per ora faremo gli sgargiulli, i gradassi. La cosa da fare chiaramente qui è seguire questi cordoli di legno e bypassare completamente questi mostri, lo Stisalit, che dir si voglia. Ecco, questa è proprio una di quelle aree che è stata veramente rushata in fase di produzione, ma in maniera proprio palese. Sarebbe stato molto interessante, per questa motivazione, secondo me, vedere anche un remake di questo videogioco con quest'area, sicuramente condotta in maniera, insomma, fatta in maniera più interessante. Qua praticamente non si fa nulla, tipicamente non si fa nulla, perché si tendono ad ignorare questi praticamente sono, ragazzi, la parte posteriore di un drago, non so se vedete, sono le gambe posteriori e delle code. Cioè, per immaginarli, complimentissimi, ma contemporaneamente non, cioè, stando attenti, non vengono, non ci danno fastidio. Forse ci conviene passare dall'altra parte. Perfetto.
Ok, andremo da qua. Dai, è senza dubbio affascinante quest'area nel suo concept, però vedete non capita più o meno niente, ecco, stando attenti. Umanità gemelle. Ci facciamo buttare di sotto, ci ammassiamo, secondo me. Ci conviene andarcene di qui. E siamo caduti sotto lo stesso e vabbè, poco male. Qui, ah no, la prossima, c'è un falò nascosto. Eccoci qua. Il falò nascosto di Lost Isolith, molto comodo. Veramente comodo. E arrivato a questo punto, comincio a temere per queste 82.000 anime, ma continueremo a fare gli sgargiulli, chiaramente. Ok, andando di qui, oppure andando di lì, vedete, questa piccola rampa di legno. Ci sono due rampe di legno che portano qui. E questa che ci si spalanca davanti a noi è la grande città di Isolith. Sicuramente qua c'era una grande civiltà. Questo è veramente particolare. Molto bella quest'area. Questo mi sa che... Ok, no. Però anche qui si vede come sia stata rushata la produzione tantissimo. Boh, questi gargoyle, non lo so. Non li ho mai apprezzati particolarmente. Infatti questa è un'area che, vi dico la verità, tendo abbastanza a rushare, insomma, non mi va neanche così tanto da esplorarla. L'ho fatta più volte, ma non essendoci tante cose che mi interessano, alla fine tento più spesso a correre e arrivare poi a fare la boss fight e abbandonarla. Questo essere, questo abominio è qualcosa di veramente... Ops! Ci ha droppato qualcosa, vediamo un po'. Un pezzo di titanite rossa, fantastico, anche se a noi non serve. Serve per le armi di fuoco, chiaramente. E di qui c'è qualcosa? Poi alla fine sto esplorando lo stesso, però ecco. E mannaggia. Vabbè, ovviamente. Vabbè, andando da là si può prendere quel drop, che sarà tipo un'anima di qualcosa. Non ricordo ci fosse un drop particolare, quindi eviteremo di farla di nuovo. Allora. Allora, di qui a breve ci prendiamo lo scudo del Cavaliere Nero, perché abbiamo bisogno di... no. Ma sì, dai, usiamo questo. Ha fatto un danno clamoroso. Ok. Questa qua probabilmente è una delle sorelle di Isolith che abbiamo distrutto con una facilità estrema, ma avete visto, era veramente forte. Abbiamo trovato anche il catalizzatore di Isolith. Vedete, continuando di qui si può continuare ad esplorare, chiaramente. E c'è tutta un'area, vi faccio vedere. Uccidiamo questo abominio. La frusta infuocata del caos, sempre meglio. Allora.
Vedete, si può andare di qui, dove eravamo prima, e si può continuare di qui. No, che cavolo ho detto? Di qui si scende lì per prendere quei drop. Stavolta scendiamo di qui. E prendiamo questo, va. Anima di un eroe. Ah, alla fine non ci è andata tanta male. L'anima di un eroe è bella corposa come anima. Vediamo qua di cadere. Ok. Ah, c'è un anello raro del sacrificio. Questo è utile. Questo è utile. Quasi quasi ci conviene, ci conviene indossarlo. Ma infatti, ragazzi, ora stiamo per affrontare una delle boss fight più strane. Quindi ci conviene veramente a indossare l'anello del sacrificio. Però prima andare della boss fight, chiaramente io voglio continuare ad esplorare, vi voglio far vedere questa zona, ecco. Bene. Qua ci dovrebbe essere tipo un drop. Ah, sì. Ecco, sì. Qua c'è un'area tutta nascosta, nella quale proseguirebbe la questline di Sigmayr of Katarina se noi gli avessimo dato i ciuffi di muschio, che però non gli abbiamo dato, quindi lui non c'è. Quindi per ora non ci vado, insomma, magari ci andrò più in là, insomma, quando... Semmai capiterà che, insomma, ritornerò nella città infame a dargli i muschi. Andando di qua c'è un demone della titanite che rispawna, cosa molto importante. Questo demone della titanite rispawna e, sperando che non ci faccia il fondoschiena, via! Mizzica! Beviamo! Wow! Oh, c'è una lucertolina! E tu? Vieni qui, vieni qui, vieni qui, vieni qui! Spank! Signori, quello che state per vedere non è per animi sensibili. My very own son. I am the son. I've done it. I have. Yes. I did. I did. Oh. Oh. Avete capito bene, Soler è impazzito, ha perso il senno, e sarà un dispiacere batterlo, ma... tutto il suo equipaggiamento e il talismano del sole, un inchino per Soler, nostro fratello in tante battaglie. Qua ci sono questi mostriciattoli che permettono di droppare dei talismani del sole, dei medaglioni del sole, scusate, e questo con gli occhi rossi permette di avere la larva del sole, che è proprio quello che aveva in testa Soler, che è più che mai comodo in quanto, vedete, fa luce.
e non mi viene in mente ne nessun luogo in cui avevamo bisogno di luce. Esattamente, la tomba dei giganti. Utilizzeremo chiaramente questo copricapo come utilità per la tomba dei giganti. Chiaramente non è questo il momento. Ok. Allora, ok, abbiamo 94.000 anime, caspita. Vediamo di non fare i polli proprio adesso. Vediamo un po'. Ecco qua, mentre lui si gira. Ecco qua. Andare in diagonale, magari. Ok, ce l'abbiamo fatta. Quindi di lì si potrebbe proseguire, come detto, ma senza la quest di Sigmaier onestamente non vedo motivazione per andarci, in quanto non ci sono drop che mi interessano. Ci sono pezzi di titanite rosse, c'è la lastra di titanite rossa che ci permette di fare e l'arma di fuoco al massimo, ma noi non abbiamo l'arma di fuoco, quindi poco male. E niente. Possiamo tranquillamente ora andare alla boss fight, una delle boss fight peggio concepite probabilmente di Dark Souls, che ragazzi, insomma, imbroglieremo, io credo che imbroglieremo. Assolutamente. Perché abbiamo un sacco di anime, onestamente. Non mi va di farmi prendere in giro da questa boss fight. Bene, alleno del sacrificio perché non si sa mai. Signore e signori, la culla del caos. Vedete, esteticamente molto bella, ma in realtà non si può combattere la culla del caos. Almeno non in senso tradizionale. Quello che si deve fare è distruggere prima questi nodi. Ok, tipicamente poi quello che si fa è un exit and reload, in quanto praticamente la boss fight rimane in quella fase, noi veniamo teletrasportati fuori dalla nebbia, però la boss fight rimane con quel nodo fatto. Quindi questo è un po' un trucchetto che si utilizza per controbilanciare il fatto che questa boss fight è estremamente sbilanciata, vedete? Quindi si va dall'altra parte, tipicamente il pavimento inizia a crollare, però stando sulla sinistra non dovremmo essere colpiti. Arrivati a questo punto, tipicamente mediante l'arco si può colpire quel nodo, vedete? Vediamo se ci riusciamo. Prima o poi ci arriveremo. Forse dobbiamo mirare più in basso. Ok.
e si fa un altro exit e reload. Ragazzi, ne parlo in maniera un po' delusa, in quanto secondo me la gola del caos è stupenda come concept, cioè come significato e anche proprio come raffigurata, cioè molto bella. Cioè, veramente un peccato, insomma, che secondo me abbiano dovuto affrettare così tanto cioè per farla in questa maniera. Ovviamente loro avevano in mente di farlo, non lo so, obiettivamente non lo so come doveva essere, però secondo me è una boss non boss, perché tu praticamente devi risolvere, tra virgolette, un enigma. E ora vi faccio vedere la parte finale, cosa bisogna fare. E ci ha preso, e vabbè, ovviamente non dobbiamo farci prendere. Siamo morti, peraltro, vedete. Però avevamo l'anello del sacrificio, quindi ci siamo salvati. Ora, utilizzeremo, dato che lo abbiamo, allora ci prendiamo quest'altro anello, anello arancione annerito, arriveremo fino a lì, abbiamo un altro anello, ne abbiamo altri due, però uno ci serve per dopo, quindi la cosa che faremo è utilizzare quell'altro anello. Quindi gli do un'altra chance, diciamo. Anche se in effetti potremmo anche poter provare senza anello. Mi preoccupa, eh. Io quasi quasi ci proverei. Proverei a utilizzare anche l'anello. Va, dai, vediamo. Ok, ho sbagliato. Anello del sacrificio. Vedete, ne abbiamo due, quindi... Peraltro questo anello del sacrificio l'abbiamo trovato proprio qua vicino, quindi è stato un po' un colpo di fortuna. Come sono buffi questi abomini alla fine. Drop. Niente, va bene. Quindi abbiamo l'anello, sì. Ok, riproviamo. Forse avremmo fatto bene a curarci completamente prima di buttarci, sapete, però... Ok, dai, proviamo. Curiamoci ora. Dai, che non ci attacca, bene. Vediamo un po'. Dobbiamo far crollare il pavimento. Esatto. Beviamo. Porca miseria. Beviamo. Forse ora ce la facciamo. Dai. Olè. Vedete, il boss in sé per sé è questo. Cioè, la culla del caos è questo mostriciattolo sotto. Cioè, capite bene, ragazzi, che cioè, per una persona che non lo sa come diavolo ci arriva. Cioè, è un boss enigma. Per carità, io l'accetto pure il boss enigma in sé per sé, ma non un boss così importante, così imponente come la culla del caos. Insomma, è veramente affascinante la culla del caos, dai, come concetto. E obiettivamente anche esteticamente, guardate quanto è bella. E boh, non lo so, è un po' un peccato. Guardate, è fantastico, esteticamente, artisticamente Dark Souls è veramente impareggiabile sotto alcuni punti di vista, secondo me. Bene, se ci avete fatto caso abbiamo trovato l'anima dei Lord, un'anima di Lord. Possiamo teletrasportarci alla figlia del caos, che chiaramente è la nobile signora.
Dopodiché chiaramente possiamo arrivare da Kelana appena qui fuori. A questo punto ci possiamo togliere l'anello del sacrificio, finalmente. Ci possiamo mettere l'anello di ferro arrugginito. Abbiamo 155.000 anime. Credo di poterci fare una bella fiamma della piromanzia, bella potente. Veramente potente, andare ad arrostire tutti quanti, ragazzi, veramente in maniera prepotente. Diciamo che questo è il bello di Dark Souls, cioè si parte con un'idea di personaggio, anzi si parte magari anche senza idea di personaggio e poi il personaggio prende forma, prende vita a seconda un po' dell'ispirazione. Dici, ma quasi quasi mi faccio un piromante, e decidi a metà di gioco, a metà del gioco. Bellissima questa cosa. Ovviamente non ha la duttilità che ha uno Skyrim, ovviamente, ma ha comunque un'estrema duttilità a Dark Souls. Quindi molto apprezzabile. Su questo si potrebbe in realtà parlare tantissimo, del fatto tra Skyrim e in generale parecchi di questi videogiochi di ruolo che hanno il livellamento automatico. Che cos'è il livellamento automatico? Praticamente i nemici hanno il livello che hai tu nel momento in cui esplori quell'area. E Skyrim ha diversi punti in cui c'è il livellamento automatico. Non tutti, ma parecchi punti. Invece Dark Souls non c'è il livellamento automatico. Tu praticamente, qualunque area ha dei livelli fissi e tu devi essere di quel livello per poter avere vita facile. Altrimenti, insomma, ti attacchi, ecco, devi essere abile tu. Ah, ci ha dato bufera di fuoco, ottimo. Evolvi equipaggiamento, fiamma della piromanzia. Mizzica. Siamo arrivati a più 4 e non mi ricordo se il più 5 è il massimo, sapete? Ma abbiamo delle ali, abbiamo l'anima di Smaug. Vediamo quanto vale. 12.000. Nucleo di golem di ferro. Anima di un eroe. Anima di un eroe. E forse potevamo anche non utilizzarla. Comunque, evolvi equipaggiamento, fiamma della piromanzia più 5. Ecco qua, abbiamo evoluto la nostra fiamma della piromanzia totalmente. Ok, non c'è bisogno più di salire oramai. Quindi possiamo tranquillamente andare a questo falò e teletrasportarci. Bene. Allora ragazzi, questa puntata io credo che sia finita. Sì, insomma, stavo dando un'occhiata al minutaggio. Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Nella prossima puntata non lo so che cosa faremo. Mi lascerò guidare dal... Oh, ma non siamo in forma umana. Aspettate, torniamo umani. Bene. Ed è rimasto bloccato. Va bene, perfetto. Su questo bug io vi saluterei, ragazzi. Grazie per l'attenzione. Ci vediamo alla prossima. Ciao.